Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Qualche settimana fa ho portato sul canale un video con qualche consiglio su quello che secondo me è il display definitivo non solo per l'esposizione delle doll o delle vostre collezioni in generale, ma anche per la loro conservazione nel corso del tempo e la loro protezione da tutti quelli che sono gli agenti che potrebbero usurarle appunto con il passare dei mesi o degli anni, come la polvere, la luce diretta del sole, il fumo, gli sbalzi di umidità o di temperatura. Quindi innanzitutto vi ringrazio perché quel video è stato molto apprezzato, è stato molto visto da tanti di voi e però è stato una sorta di vaso di Pandora perché ha scoperchiato una serie di altre domande e altre questioni su quella che è proprio la conservazione delle doll nel tempo. Una delle domande più frequenti è stata proprio quella dedicata al pleather, cioè alla finta pelle, che sembra appunto con il tempo andarsi a sgretolare oppure ad indurire e spaccare. Stessa cosa per alcuni tipi di gomma, come ad esempio quelli utilizzati per la suit di Batman. Quindi oggi ragazzi io sono qui a cercare proprio di darvi qualche consiglio e a dirvi quello che faccio io per fare in modo che questa cosa non succeda o che comunque venga rimandata il più possibile, perché tanto ragazzi lo sappiamo. Il tempo purtroppo tende a distruggere tutto, questo è il momento pessimistico del video. Comunque vi dirò, quindi rimanete fino alla fine del video perché vi dirò quelli che sono i prodotti che utilizzo io e vi farò anche vedere praticamente come faccio per passare questi prodotti sul pleather delle mie doll. Come vedete alle mie spalle, soprattutto nella collezione di Star Wars, c'è tanta roba, ci sono tante doll in pleather o con parti di pleather, di questa pelle sintetica oppure di gomma. E quindi ragazzi mettete mi piace il video al video magari e cominciamo subito. Molti di voi staranno pensando, ma com'è possibile? Io spendo così tanti soldi, faccio così tanti sacrifici per comprare una doll del mio personaggio preferito, dell'azienda che dovrebbe essere il top di gamma per queste cose, per poi vedermela sgretolare in vetrina, in collezione, dopo qualche mese o qualche anno? Purtroppo ragazzi avete ragione. Ma siamo nel 2024 e quindi di questi tempi purtroppo ragazzi in tutti gli ambiti molte aziende cercano sempre di ottenere il massimo profitto spendendo il meno possibile. Ed è quello che fa anche Hot Toys purtroppo, ovviamente non solo Hot Toys ma tantissime altre aziende similari. Non viene infatti utilizzato un materiale naturale, vero, organico ed estratto dagli animali e potrei essere d'accordo ovviamente dal punto di vista etico. Ma in questo caso secondo me l'etica non c'entra niente. Secondo me ad Hot Toys e altre aziende importa poco degli animali. In questo caso il motivo è prettamente economico. Il materiale che viene utilizzato infatti, il pleather, ovvero la pelle finta, è un materiale sintetico, quindi un materiale prodotto dall'unione di microfibre, quindi di parti di tessuto e parti di plastica. E ce ne sono di diverse qualità e ovviamente di diverso prezzo. Quello che utilizza Hot Toys purtroppo è uno dei pleather più scadenti, che quindi resiste poco al tempo e alle varie condizioni di cui abbiamo sempre parlato, di umidità, temperatura e quant'altro, a cui possono essere sottoposte le doll. Ci sono invece dei tipi di pleather molto più costosi ovviamente e anche più difficili da lavorare, che sono composti da una struttura con una sorta di microfibra, ragazzi non sono un esperto del settore, ma molto più unita, molto più forte, che quindi consentirebbe appunto al pleather stesso di durare di più nel tempo. Poi, quali sono i vantaggi di utilizzare il pleather rispetto alla pelle vera? Oltre ovviamente all'abbattimento dei costi economici. Il pleather è più facile da lavorare, è più morbido ed è più facile anche da colorare, quindi queste aziende che producono vestiario per le doll in generale, per tutto ciò che è collezionismo e quello che ci riguarda, ovviamente hanno la necessità di dare al pleather le forme più disparate, dalle cinture agli stivali e quant'altro, e ovviamente anche di colorarli. Quindi il processo, diciamo, per l'utilizzo di questo materiale è molto più semplice rispetto alla pelle. Quindi questi purtroppo ragazzi sono i motivi, ma il fatto che venga utilizzata la qualità più scarsa, più bassa di questo materiale,
È abbastanza scandaloso. E quindi ragazzi, che cosa dovremmo fare noi? Dovremmo smettere di collezionare, dovremmo vendere tutto e smettere di comprare Hot Toys o Action Doll in generale? Assolutamente no, la nostra passione deve essere molto più forte di tutto questo. Anche perché non è detto che questo fenomeno possa accadere. Io ho delle doll del 2015-2016, quindi delle doll con qualche anno sulle spalle, comprate e acquistate da altri collezionisti. E non ho idea di come queste altre persone trattassero le doll prima di entrare in casa mia. Eppure sono ancora lì, con le loro parti in pleather o in gomma, ancora perfettamente conservate. Quindi questo è un fenomeno che non è detto che si presenti. Dipende tantissimo, come detto anche nel video delle teche, dalle condizioni di umidità di una particolare stanza o di una particolare zona dove abitate, dagli sbalzi di temperatura, dal fumo, dalla polvere, dalla luce, da tantissimi fattori. Quello che possiamo fare noi è prenderci cura il più possibile delle nostre doll, delle nostre collezioni in generale e fare la giusta manutenzione. Manutenzione che io effettuo più o meno ogni 6 mesi, come vi spiegherò fra poco, applicando questi prodotti. Questo è il 303 Protectant, un prodotto molto famoso per i collezionisti di Hot Toys in particolare, che fa da protettore per la pelle oppure per i materiali plastici, gomma e quant'altro. Ecco perché ce ne sono due versioni. Ovviamente vi metterò i link Amazon qui sotto in descrizione, ragazzi. E adesso andiamo a vedere un attimino, innanzitutto più da vicino i prodotti, così da vederli bene, analizzarli bene. E poi andiamo ad applicarli ad una o due doll. Adesso vediamo un attimino che cosa ho a disposizione, così vi faccio vedere bene come fare. Questo è il prodotto che utilizzo per il pleather, che va a pulire, condizionare e proteggere la finta pelle. Nulla di particolare, uno spray che viene utilizzato in realtà per la pulizia e la manutenzione delle parti in pelle nelle autovetture e va semplicemente spruzzato con un panno microfibra e passato sulle parti interessate. Questo invece, sempre della 303, è l'Aerospace Protectant. Molto famoso tra collezionisti di Hot Toys, serve in questo caso per gomma e materiali plastici. Stesso funzionamento di quello visto in precedenza per la pelle, quindi spray e panno in microfibra sulle parti interessate. Ed eccomi qui ragazzi, ho qui con me il mio prodotto per il pleather con un panno in microfibra ed un paio di doll anche abbastanza datate. Qui ho Han Solo da episodio 4, che è quello messo un po' peggio, come vedete dagli stivali che cominciano ad avere qualche segno di spaccatura, perché purtroppo, come vedete, il pleather quando rimane troppo in una posizione, queste pieghe qui tendono a seccarsi e quindi a rompersi. Premetto che su Han Solo non ho mai passato questo prodotto, ragazzi. Mentre questo è Anakin, che come vedete, Anakin da episodio 3, che come vedete è pieno di parti in pleather. Quindi io comincerei proprio da lui, andando ad applicare. Ovviamente qui c'è il livello di selezione, qui questo è il getto, diciamo, a spray. Io non faccio altro che andare ad applicare un po' di prodotto, mi allontano, scusate un attimo, un po' di prodotto su un angolo del panno in microfibra. Vi consiglio ragazzi, come sempre, di utilizzare dei guanti quando effettuate questa operazione, e poi vado ad applicarlo alle parti in pelle, finta pelle ovviamente ragazzi, passatevi sempre il termine, in questo modo. Poi se vedete che il prodotto è troppo abbondante, che rimane bagnato per intenderci, andate ad asciugarlo con la parte del panno asciutta, insomma. Quindi molto delicatamente andate a fare le varie zone, anche ovviamente dietro. Ora ovviamente ragazzi farò degli esempi, non starò qui a passare tutta la doll, ma è giusto per farvi vedere un attimino come faccio io. Andate a passare tutto il prodotto avendo cura di non lasciare particolari aloni. Ovviamente anche quest'altra parte e anche qui. Sto cercando di non toccare le spade laser, non è semplicissimo ragazzi, poi
Vi consiglio, io adesso non lo faccio per motivi pratici, ma vi consiglio eventualmente di andare a rimuovere i vestiti delle doll, soprattutto se dovete fare dei costumi interi come Batman e quant'altro. Ok, quindi andate a passare delicatamente il prodotto su tutta la superficie. Ed ecco qua. Poi ovviamente anche sulla cintura e tutte le altre parti, gli stivali, ragazzi. Ok, adesso vi faccio vedere soltanto il vestito per questioni di praticità. Come vedete, a lasciare troppo tempo in posizione, vedete che qui si sono create queste pieghe, perché prima il vestito era un po' più giù e quindi la pressione della cintura ha fatto sì che si venisse a creare questa piega qui. Per evitare questo, cambiate di posizione spesso il vestito e ovviamente passate questo prodotto per ammorbidire la pelle. Poi fate asciugare per un bel po' di tempo, fino a quando non vedete che tutti gli aloni sono andati via, eccetera. E prima di rimettere all'interno della teca, ovviamente, la doll, assicuratevi che sia completamente asciutto, perché questo prodotto comunque rilascia dell'umidità, quindi è proprio quello che vogliamo evitare all'interno delle nostre vetrine. Adesso andiamo con Anzolo molto rapidamente, perché lui è sia una doll, se non mi sbaglio, più vecchiotta di Anakin, sia appunto, come vi ho detto in apertura di questo segmento, è anche un po' più messa male, diciamo, un po' messa peggio, perché questa parte degli stivali, come vedete piegata, si sta andando leggermente ad aprire. Poi ragazzi, io magari alla fine del video in descrizione vi metterò anche il video di un ragazzo orientale, però il video è completamente in inglese, ragazzi, che fa vedere un metodo. Io non l'ho mai sperimentato, quindi non mi azzardo a dirvi cose che potrebbero essere delle falsità, quindi non mi va di dirvi cose che non ho testato sulle mie doll. Va anche a riparare, diciamo, le spaccature, va a creare una sorta di collante con un prodotto specifico che per le piccole spaccature come questa, come vedete, vedete che perde un pochino i pezzettini del pleather. Questo è l'inizio dell'inevitabile. Voi a questa fase qui, ragazzi, dovreste cercare di non arrivare mai. E vi dicevo che questo ragazzo quindi va ad applicare il prodotto e fa sì che riesca a migliorare tantissimo la condizione delle sue parti in pelle. Lo fa per un cappotto di Red Skull, se non mi sbaglio. Quindi vi consiglio di andare a vedere il video di quel ragazzo. Comunque, una volta effettuata questa operazione, già come vedete gli stivali hanno una brillantezza totalmente differente. Andrebbero tolte anche queste pieghe fastidiose e passato il prodotto anche al loro interno, cosa che ovviamente farò un po' meglio off camera, ragazzi. Poi ovviamente non ci fermeremo solo agli stivali, ma anche a questa parte del gambale, del cinturone, della cintura, insomma tutto quello che è pleather andrà ben riempito con questo prodotto, con la solita delicatezza del caso. In conclusione, ragazzi, cercate di prendervi cura sempre il più possibile delle vostre doll e delle vostre collezioni. So quanti sacrifici ci possano essere dietro un singolo pezzo, sacrifici di tipo economico soprattutto, e quindi è giusto che per quanto possibile cerchiamo di preservarle il più possibile da tutto ciò che potrebbe minacciarne la durata. Prima di chiudere il video, volevo ricordarvi che i metodi che utilizzo io sono solo dei consigli, degli esempi, ma ci potrebbero essere mille altri prodotti o mille altri metodi appunto per andare ad avere lo stesso risultato, se non migliore. Anzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti come vi prendete cura delle vostre doll, delle vostre action figures, di qualsiasi cosa sia, perché sono molto curioso e potrei anch'io imparare tantissimo da voi. Anche perché ve lo dico sempre, io non sono un esperto in materia, ma cerco solo di portare a voi, tramite i miei video, quel poco che so e quel poco che ho imparato proprio da altri collezionisti con molta più esperienza di me in questo ambito. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato soprattutto utile.
e fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e un apprezzamento per il lavoro svolto per me arriva con un commento o con un mi piace, mi fareste veramente tanto felice. Ci tengo tantissimo a questo video perché spero di aiutare più persone possibili con questa serie di video, quello sulle teche, questo qui, e spero appunto che riusciate ad apprezzare quello che sto cercando di tirar su, insomma. Mi scuso per essermi dilungato troppo, ci vediamo come sempre a un prossimo video sul canale. Ciao ragà, a presto!